Porgo il mio saluto al Ministro della Difesa, ai rappresentanti del Parlamento presenti, a tutte le autorità e agli ospiti che sono presenti. Il 4 novembre, giornata nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, riveste quest'anno, se possibile, un significato ancora più intenso. Siamo a 100 anni dall'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Nel 1919, terminata da poco la Grande Guerra, si avvertì il dovere di istituire una festività per celebrare la conseguita unità nazionale e le forze armate che tanto avevano dato al Paese in quel frangente. Questa giornata è sempre stata, questa festività, profondamente avvertita nella coscienza del nostro Paese, e da quel giorno e sino ad oggi la sua celebrazione, il 4 novembre, è sempre rimasta inalterata, nonostante i rivolgimenti istituzionali, i mutamenti politici via via intervenuti. Al termine della Grande Guerra, in ogni contrada, la gran parte delle famiglie del nostro Paese aveva subito lutti gravissimi. Il Paese era devastato e impoverito, eppure nelle trincee e intorno ad esse, con il pensiero, era nato un forte sentimento di condivisione di un destino comune. Con la vittoria trovava anche compimento il percorso lungo e travagliato del Risorgimento. Dobbiamo essere tutti consapevoli di quanti sacrifici sia costato ed essere davvero grati, immensamente grati, a quanti sui campi di battaglia, nelle fabbriche, nelle campagne, nelle città, in ogni casa, ne sono stati in tanti modi protagonisti. Il 24 maggio scorso mi sono recato a Monte San Michele, uno dei luoghi simbolo dei tragici avvenimenti bellici del 15-18, per porgere omaggio ai tanti caduti, giovani provenienti da ogni parte d'Italia, e ai caduti di ogni fronte, un itinerario sui luoghi delle battaglie e della sofferenza. Erano presenti rappresentanti diplomatici dei paesi coinvolti in quella drammatica guerra. Con essi, con quei popoli, comunque fossero schierati allora e nel successivo secondo conflitto mondiale, abbiamo saputo costruire negli ultimi 70 anni un percorso di prosperità e di pace, garantito dalla cornice di collaborazione e di sicurezza entro la quale l'Italia ha liberamente deciso di iscrivere la propria presenza internazionale. Il nostro Paese ha pagato anche in questi ultimi anni un prezzo altissimo in termini di vite umane, per il contributo che ha offerto alle missioni di pace e per il supporto al mantenimento della stabilità e delle condizioni di sicurezza in tante aree travagliate da conflitti, crisi o miseria. Ai tanti nostri connazionali che con generosità, aderendo al senso del dovere proprio del loro servizio, vi hanno perso la vita, saremo sempre riconoscenti. La comunità internazionale, nel cui ambito il contributo militare italiano trova collocazione, riconosce in maniera unanime ai nostri uomini e alle nostre donne in uniforme grande preparazione professionale e umana, straordinaria capacità di interazione con il tessuto sociale locale. Queste caratteristiche peculiari manifestano sul campo l'eccellenza del nostro strumento militare, profondamente intriso della nostra cultura, attestano la capacità del soldato italiano di saper coniugare valore e coraggio con altruismo e generosità, e nello stesso tempo con prestigio e con autorevolezza. Ne sono testimonianza
il numero delle posizioni di comando nelle missioni internazionali affidate a ufficiali italiani. In Libano, in Kosovo, in Somalia, la guida delle missioni europee nel Mediterraneo centrale e nell'Oceano Indiano occidentale. Molti sono gli ambiti del nostro impegno. Fra di essi, il servizio prestato dai fucili di Marina, la Torre e Girone, ai quali confermo pieno sostegno. Con il suo carattere duplice di ricorrenza dell'Unità Nazionale di Festa delle Forze Armate, il 4 novembre è testimonianza esplicita del legame davvero stretto, intenso che vi è tra il Paese e la sua componente militare. Uomini e donne che oggi prestano servizio esattamente come quei valorosi soldati che combatterono un secolo addietro nel più terribile conflitto europeo. Con la Costituzione questo sentimento di vicinanza è divenuto ancora più forte. E la Repubblica, tutta intera, frutto della libera decisione dei cittadini a rivolgere il suo grazie alle Forze Armate. A testimonianza di questo, la celebrazione odierna si arricchisce per il contributo prezioso del Ministro della Difesa, che ringrazio, dell'evento alle Forze Armate in piazza, che avrà luogo subito dopo questa manifestazione. In piazza del Quirinale renderemo un omaggio ai caduti degli anni di pace, caduti per difenderla in altri paesi, spesso lontani. Osserveremo un minuto di raccoglimento di fronte all'opera ad essi dedicata, gli angeli degli eroi. Si tratta di una testimonianza delle virtù altissime, civiche e morali, che provengono dalla nostra lunga storia e dalla nostra tradizione e che costituiscono un tratto caratteristico del personale militare italiano. La celebrazione oggi insieme dell'Unità Nazionale delle Forze Armate offre la cornice più adeguata per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia. Abbiamo appena assistito nella solenne cornice dell'Altare della Patria al conferimento dell'onorificenza all'Ordine Militare d'Italia a una bandiera d'arma e a tre bandiere di guerra per lo straordinario operato d'insieme nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum e del complesso teatro afghano. Tra poco procederò alla consegna delle analoghe insegne individuali ad alcuni militari, e tanti altri meriterebbero analogo privilegio, che si sono particolarmente distinti in Italia e all'estero per la dedizione e per l'adempimento del proprio dovere, anche in condizioni difficili. A tutti loro porgo le mie più vive congratulazioni. Essi rappresentano quel fattore umano che costituisce l'essenza posta alla base della nostra partecipazione alle missioni internazionali e rappresenta al contempo il valore aggiunto che viene arrecato dai nostri militari. Le istituzioni guardano con rispetto alla risorsa preziosa costituita dalle Forze Armate, con l'intento di assicurare loro pieno sostegno in un periodo storico particolarmente complesso e di profonda trasformazione, affinché la componente difesa possa proseguire il processo già avviato di adeguamento alle esigenze mutate di carattere strategico imposte dai nuovi scenari, nonché di interna razionalizzazione dello strumento militare delineato al Libro Bianco per la sicurezza internazionale e per la difesa. Nazioni Unite, Unione Europea, Alleanza Atlantica sono gli elementi cardine insieme ai quali l'Italia opera come protagonista, con il massimo impegno, per impedire che le tensioni di oggi possano trasformarsi in conflitti. Questi speriamo che appartengano per sempre soltanto alla nostra memoria. Oggi è il giorno del ricordo dei sacrifici e dei meriti delle Forze Armate, della celebrazione dell'Unità Nazionale, del ringraziamento alle Forze Armate per ciò che fanno oggi nel nostro Paese e in tanti teatri all'estero. Viva le Forze Armate, viva l'Italia!